Benvenuti a questa nuova puntata di Obiettivo 3. Quest'oggi, come già vedete dalle mie spalle, la casa comunale, il municipio di Scafati, puntualmente ho chiesto un aiuto alla validissima amica e giornalista Maria Rosaria Vitiello. Quindi questa trasmissione sarà condotta di nuovo a quattro mani con l'aiuto di Maria Rosaria Vitiello, eccola qua, esatto. La regia l'ha inquadrata, e poi giustamente abbiamo chiesto, più che altro Maria Rosaria Vitiello ha chiesto l'intervento, la partecipazione dell'avvocato Mario Santocchio. In questa fase l'avvocato Mario Santocchio è consigliere comunale di opposizione di Fratelli d'Italia di Scafati. Buonasera. Buonasera. Prego Maria Rosaria. Allora, stamattina entriamo subito nel vivo della problematica. Il consigliere Mario Santocchio si è reso protagonista di una conferenza stampa sulle quote rosa, un argomento molto caldo, in quanto secondo quello che è stato detto, secondo quanto ci dirà adesso il consigliere Santocchio, non è stato rispettato, non è stata rispettata la legge del Rio, e quindi manca la quantità di quote rosa in giunta comunale sufficiente in base alla legge, giusto avvocato? Praticamente stamattina abbiamo fatto una conferenza stampa per evidenziare che la giunta comunale, la giunta nominata dal sindaco pro tempore del comune di Scafati, non rispetta gli indirizzi comunitari e la legge ordinaria, cioè nel senso che non rispetta la proporzione voluta dalla legge nazionale e europea della partecipazione in proporzione tra i diversi generi. Quindi la giunta, essendo ad 8, dovrebbe essere formato o da 5 maschi e 3 femmine, o da 5 femmine e 3 maschi, invece è formata da 7 maschietti e una femminuccia. Allora, stamattina abbiamo detto, e su questo già avevo presentato insieme al collega Salvato una mozione per dire al sindaco pro tempore di fare la giunta rispettando questa norma. Lui rispose in consiglio comunale che poiché la giunta era stata fatta prima della norma non aveva questo obbligo di uniformarsi. In verità, già prima della legge del Rio, già la normativa comunitaria imponeva questo obbligo. In ogni caso, l'interesse generale, l'interesse che hanno i cittadini è quello che ad amministrare una comunità vi sia la partecipazione di entrambi i generi, perché soltanto con la partecipazione di entrambi i generi nella proporzione voluta dalla legge si può avere una buona amministrazione. Qui è il dato legislativo. Il dato politico è questo, cioè le pari opportunità non possono essere soltanto un'opportunità per la famiglia Liberti di eleggere una quota rosa in regione. E poi quando si tratta della donna scafatese, che non appartiene alla famiglia Liberti, invece non deve trovare posto nella giunta. Allora, questo stamattina abbiamo evidenziato alla stampa che ci sono state tre donne che hanno avuto il coraggio di esporsi e che hanno avuto anche, come dice, hanno messo la faccia. E io insieme a loro, come consigliere comunale, ho partecipato a questo, sono contemporaneamente ricorrente insieme a queste donne e sono avvocato insieme all'avvocato Agosto Reste, che è un giovane, dico giovane, è un professionista di livello che doveva essere nominata anche nel Consiglio Superiore della Magistratura, e che insieme a me ha sposato questa battaglia civile senza alcun tipo di interesse, neppure quello economico. Perché per dare voce a queste persone
ci siamo, come dire, autotassati e non certamente l'abbiamo fatto per un ritorno economico. Perché quando si tratta di diritti civili come questi qua, bisogna avere il coraggio di passare dalle chiacchiere alle azioni. Naturalmente il sindaco pro tempore, invece di prendere atto di questa azione, ancora una volta non solo non risponde nel merito, ma cerca praticamente di provocare per fare rissa. Noi vogliamo essere disposti nel merito delle azioni. In ogni caso il TAR, abbiamo chiesto anche la sospensiva, questo fa sì che se il TAR aderisce alla nostra proposta, l'ultimo assessore nominato verrà dichiarato decaduto. Nicola Canfora, Nicola Canfora è stato nominato. E quindi se il sindaco poi vuole nominare altri assessori, deve prima ristabilire una corretta proporzione tra i due generi. Quindi insomma si va verso l'elezione di due donne. Deve nominare due donne, a meno che per non nominarle deve restare poi con la giunta a sei. Sì. Passiamo a un altro argomento. Si parla tanto di elezioni anticipate a giugno, a maggio del prossimo anno, del 2016, si parla di questo fatto, oramai è diventato quasi ufficiale. E Scafati Arancione ha organizzato, si è fatto promotore di un incontro di tutti i movimenti e le associazioni di centro-sinistra il 24 settembre per discutere di un candidato unico. Lei è da consigliere di centrodestra, ma di opposizione, come vede questa possibilità del centro-sinistra? Cioè, secondo lei riescono a trovare un candidato unico o no? Io dico, attualmente il centro-sinistra Scafati c'ha tutte, come dire, ci sono tutti i numeri perché mette in campo una proposta unitaria. Però io faccio un passo indietro in questo ragionamento. Dico, se le elezioni, se la consiliatura scade il 2018, perché oggi dobbiamo parlare di elezioni? Cioè, ci sono ancora 3 anni di consiliatura, perché c'è qualcuno che ha interesse a interromperla? Visto che c'è chi governa ancora un'ampia maggioranza. Allora dico, qual è l'interesse del sindaco di interrompere l'amministrazione per farsi altri 3 anni, altri 5 anni? C'è qualche interesse? La prima cosa, perché la città deve chiedersi, qual è l'interesse del sindaco a restare ancora, ad abusare del diritto per un tornaconto personale. Però questa è la prima, è la prima risposta che vorremmo, perché anche i cittadini devono chiedersi, quando si vota il cittadino deve chiedersi, cioè, come mai il sindaco poteva stare altri 3 anni, interrompe la consiliatura per farsi altri 5 anni? Allora c'è qualche interesse, si sta bene al comune, cioè non è un modo di concepire la politica, non la politica come servizio, ma la politica per il potere, per gestire. Quando sinceramente, in questi anni, nessun obiettivo è stato portato a termine, se non quello di soddisfare ambizioni personali e familiari di una famiglia. Ma quale problema della città è stato risolto in questi 7 anni? Nessuno. Scafati, che era una città media, cioè quelle città che superavano i 50.000 abitanti, e per questa ragione ha avuto il finanziamento comunitario, solo per questa ragione,
e il finanziamento comunitario già stava, già Scafati l'aveva avuto al momento del termine della giunta Bottoni, quindi tutte le bugie che dice il sindaco pro tempore di dire noi siamo stati capaci di attingere, no, tu sei stato soltanto capace di sprecare quasi 40 milioni di euro senza risolvere un solo problema. La città, un brulichio di lavori pubblici fatti male, non è passato neppure un anno, sono lavori che normalmente se fossero stati fatti ad un privato, il tribunale era pieno di cause, invece noi mi sembra che l'amministrazione non li contesta neppure queste opere non fatte, questi lavori non fatti a regola d'arte. Allora dico, invece di parlare delle elezioni, ma vogliamo parlare dei programmi, quel libro dei sogni che sono stati rappresentati alla città e che poi sono rimaste lettera morta. Mi riferisco. E lei parla del libro dei sogni. Il libro dei sogni. Mi ricordo perché praticamente va chiarito, io una prima parte nel 2008, quando abbiamo fatto le elezioni, stavamo lì, io, Salvati, Grandito, cioè quello che era il centrodestra scafatese, e avevamo parlato di PUC, di reindustrializzazione dell'ex area, dell'ex Alcatella, del PIP, della viabilità, dovevamo eliminare il traffico, all'epoca si parlava anche di un sottopasso dall'uscita dell'autostrada che portasse a via Capone, cioè, ma di tutte queste cose, che cosa è stato fatto? Non è stato fatto niente. Allora perché stare ancora per altri 5 anni? Basta, hai avuto l'opportunità di amministrare, quello sei stato capace, lascia fare a qualche altra persona. L'idea del PUC, che è sempre il PUC, come altre opere che sono rimaste così, insomma. Ma iniziando dal PUC, appunto, cioè i cambi di maggioranza sono cambiati al cambio di maggioranza, perché poi noi abbiamo oggi chi fa politica, chi amministra è un bravo comunicatore, del resto io dico sono dei bravi mistificatori, travisano la realtà. Cioè a cambio di maggioranze sono cambiati gli indirizzi del PUC. Una città che avrebbe bisogno di infrastrutture, che avrebbe bisogno di servizi e di poca edilizia, invece alla fine sono stati individuati dei comparti, non so come, ma di circa 750 appartamenti in aree non urbanizzate. Cioè si è andato... si è superato il centro per andare in zone non urbanizzate con la logica di quel film Le mani sulla città, dove dice l'autore, uno degli attori, dice lo sviluppo della città dovrebbe venire là, perché a cerchi si fa man mano le zone vicino al centro si urbanizzano, si lottizzano nel senso di lottizzazione regolata e poi si va avanti. Invece dice non la facciamo là, la facciamo qua, dall'altra parte. Cioè, io non ho mai capito l'individuazione di quelle aree dove loro chiamano ambito di trasformazione urbana. Chi l'ha individuata? Se prendiamo, come dire, le cartografie, da quando è iniziata le prime diciamo ascolti che sono stati fatti, o gli indirizzi, prendiamo gli indirizzi che sono stati dati alla Mesolella, poi vediamo che sono stati tradotti in maniera non coerente. Accanto a questo ci sono tutta una serie di criticità, non ci sono servizi, non c'è stata viabilità, non c'è niente. Cioè alla fine neppure dal PUC si capisce quale sviluppo deve avere Scafati, perché soltanto con lo sviluppo si rendono le persone libere. Quindi lei al di là
del progetto in sé, non è d'accordo comunque con come con si presenta, come è stato fatto, la città, perché praticamente come si sviluppa la città con questo, con quel tipo di PUC non sono per niente d'accordo. Parliamo invece dell'area ex Compromess, una reindustrializzazione che comunque ha avuto molto molto clamore in questi ultimi anni, adesso sembra che debba avere un nuovo movimento in avanti, un nuovo progresso. Lei che cosa ne pensa? Cioè, come la vede questa possibile? Allora, nuova... io sostengo, in linea generale, sostengo lo sviluppo, però uno sviluppo coerente e compatibile. Quando parliamo praticamente di sviluppo artigianale e industriale, penso di dare agli artigiani e agli industriali delle aree idonee, adeguate, per svolgere la loro attività. Il progetto, così come portato avanti, della cosiddetta reindustrializzazione dell'area Coppomess, non risponde a queste esigenze. Noi, in un certo qual modo, negli anni 2008 è venuto un tale Giugiaro, che io Giugiaro, pur essendo assessore all'urbanistica, non ho mai visto Giugiaro, ho visto l'architetto Cingolani, cioè un altro soggetto, accompagnato da professionista del sindaco, e quindi adesso, quando si parla di questo progetto, io vedo più, come dire, una edilizia che combacia meglio con un'attività di deposito, e neppure, perché non c'è lo spazio, non c'è il parcheggio, non ci sono le aree di manovra che interessano gli imprenditori. Ma al di là di questo, una società, Scafati Sviluppo, dove abbiamo avuto una girandola di nomi, cioè non c'è nessun amministratore che è rimasto 3 anni, 4 anni, sono cambiati amministratori di continuo, dove non c'è una sede, la sede non c'è, c'è al comune la sede, dove abbiamo un RUP, che è responsabile unico del procedimento, designato dal sindaco, non da Scafati Sviluppo. Questi sono fatti gravi, io me ne assumo la responsabilità, perché chi fa politica deve metterci la faccia e deve dire alla città le cose, perché altrimenti non si fa politica, non si fa sviluppo. Dove si è fatto una gara milionaria, non so se contemporaneamente alla gara c'erano i fondi, ma in ogni caso vediamo che questa società appena che va in difficoltà attinge dal comune, e attualmente questa società ha avuto dal comune, tra finanziamenti vari, 1.100.000 euro di soldi degli scafatesi, non sono soldi di Europa, questi sono soldi degli scafatesi che poi attraverso le manovre si mette la mano nella tasca dei cittadini. Allora io dico ben venga anche il sacrificio da parte degli scafatesi, però per lo sviluppo. Quanti scafatesi mettiamo a lavorare? O è la costruzione il business? Perché se è la costruzione il business, non è che siamo andati avanti con la politica. Questa è una politica che è già stata bocciata dalla storia. Cioè, già è stata bocciata dalla storia. Allora noi vogliamo parlare nel merito delle cose. A noi non ci interessa Pasquale, Nicola, Saverio. Noi vogliamo parlare del merito delle cose. Allora, per non dire che è un progetto che viola le distanze urbanistiche, perché come più volte abbiamo denunciato, per noi che leggiamo le leggi non si rispettano le distanze dal cimitero. Non si rispettano. Sì. Allora dico, anche qua è possibile che un'opera di rigenerazione industriale così importante non si fa
dando all'opposizione la possibilità di controllare all'interno, no? Quando dico di controllare all'interno, di avere l'opposizione un componente nel collegio sindacale, non nel consiglio di amministrazione, perché chi governa deve amministrare, ma deve consentire a chi fa l'opposizione di controllare. Questo è. Sì. Se questo è il nuovo che avanza, se questo è il modo di fare centrodestra, io è un centrodestra che non condivido e che in ogni caso chi mi ha eletto praticamente per fare l'opposizione, faccio l'opposizione e la faccio in maniera, come dire, adeguata, cercando di fare gli interessi della città. Pertanto, si realizzerà, si porterà avanti, io questo qui non lo so, però dico che i consigli di amministrazione cambiano di continuo, a gestire c'è un soggetto irruppo e fortemente ed obiettivamente condizionato dalla politica, perché parliamo di un dirigente a tempo e non è neppure un tempo di tutto il mandato del sindaco, ma è un tempo, è un dirigente nominato a 90 giorni, a 6 mesi, a 7 mesi, e in quanto faccio cause di lavoro, il rapporto di soggezione è un rapporto qui, in questo caso, è un rapporto di soggezione forte, certo. Forte. E quindi la città deve sapere che su Scafati Sviluppo l'opposizione non riesce a controllare all'interno dello strumento, non riesce a controllare. Devo dare atto a Bottoni, lo devo dare atto perché poi alla fine bisogna dare atto che Bottoni all'epoca diede un posto all'opposizione nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale. Mm. Cioè è un diverso modo di fare, però voglio dire è un modo diverso perché è un modo così. Pertanto noi abbiamo la società dell'Acse che gestisce circa 11 milioni degli scafatesi e anche lì l'opposizione non riesce ad avere alcun tipo di controllo, alcun tipo di cosa. Questo è un modo di amministrare che presenta, come dire, quando si chiude la porta aumentano i sospetti. Vabbè, certo. Insomma, poi il ruolo dell'opposizione è quello di accendere tutte le luci possibili sui dubbi. Oggi è iniziata la scuola, almeno elementare e media, e si parla tanto, e anche Fratelli d'Italia ha parlato tanto, del polo scolastico, quest'area che dovrebbe nascere in sostituzione della scuola elementare e media intorno alla piazza, e un polo che non riesce a decollare per via del progetto che insomma è ancora in alto mare. Lei che posizione ha assunto sul polo scolastico? È l'emblema del fallimento di Aliberti come amministratore, proprio l'emblema, perché Aliberti è un bravo comunicatore, molto mistificatore, ma a livello di gestione si può valutare dal polo scolastico. Cioè il polo scolastico rappresenta l'incapacità amministrativa di Aliberti, quello è, sia per il luogo scelto per questo polo scolastico. Anzitutto bisognava fare un dibattito se a Scafati era necessario fare un polo scolastico o fare un'altra opera. Questo dibattito non si è mai avuto. Ma superiamo questa prima domanda, ci vuole il polo scolastico, dove lo facciamo il polo scolastico? Va fatto in quell'area di sedime, un'area di sedime che poi non dava la possibilità, anzitutto comportava la distruzione di un'edilizia scolastica nuova, perché erano edifici fatti negli anni 80-90, quindi era la prima cosa di conservare quegli edifici. Quindi
l'individuazione dell'uomo doveva venire altrove, dove non c'erano vincoli, dove c'erano aree di parcheggio, dove magari era più vicino ai nuovi insediamenti urbani, cioè una scelta urbanisticamente corretta. E la prima cosa non c'è, quindi non c'è stata. Si è individuata un'area su un fiume. Io ho letto, per ragioni della mia attività di consigliere di opposizione, che un architetto, tale Maiorino, dichiara che il rio Squarciatore a quel punto non è più fiume, quando noi sappiamo che in quel punto non solo il rio Squarciatore è un fiume, ma che subisce, ahimè, per noi scafatesi, continui allagamenti. Quindi, perché non doveva essere un fiume? Perché poi non si dovevano non rispettare le distanze dal fiume, urbanisticamente parlando, che comunque il PRG prevede a 50 metri e non a 18 metri come hanno fatto. Del resto, chi ha fatto il progetto doveva sapere che prima lì, prima delle scuole, prima del palazzetto, che è il palazzetto dello sport, che è un palazzetto storico, perché lì gli scafatesi erano diventati campioni del mondo, quindi non era una cosa da battere, e dovevano sapere che prima di questi insediamenti c'era un'ex fabbrica, la del Geiz, quindi là sotto ci dovevano essere materiali inerti, ci dovevano essere di tutto e di più, quindi ci sono stati, non lo so, errori progettuali, ci sono stato tutto, una serie di, di orrori. Esatto. Oggi il punto qual è? È che noi ci troviamo per non dire che ha vinto un appalto di circa 7 milioni, una cooperativa con un capitale sociale di 1600 euro, con gli istituti dell'avvallimento, della garanzia da parte di un consorzio stabile e dinamico di Messina, dice tutto già il nome, stabile e dinamico di Messina, e quindi voglio dire con queste cose. Però attualmente qual è il fatto? Che si sta facendo un contenzioso. Nelle more, si è fatto una attività per la individuazione della società che doveva fare l'operazione di smaltimento, e anche lì ancora una volta noi siamo costretti a denunciare una violazione del codice dei contratti pubblici, perché si doveva fare una vera e propria gara, invece sono state invitate due o tre ditte dicendo che il tribunale aveva dato soltanto 90 giorni. Ma il tribunale, perché tutta l'area è sequestrata penalmente, è stata sequestrata. Anche noi come Fratelli d'Italia, io e il consigliere Salvati, abbiamo fatto un esposto alla procura, all'ARPAC, per verificare se là sotto, perché c'erano state molte mamme degli alunni si erano ribellate, e noi abbiamo dato voce a queste persone. Per cui poi l'area è stata sequestrata. Quindi parlando dal punto di vista della capacità amministrativa, politicamente parlando, e quindi parliamo del polo scolastico, che doveva essere l'opera, la più importante opera. Attualmente Scafati non ha più le scuole, l'asilo, non ha più il palazzetto dello sport, non sappiamo lì se si riesce a realizzare o meno, perché i problemi sono tanti. Noi vogliamo ancora essere praticamente garantiti sul rispetto delle distanze urbanistiche, perché poi è inutile che costruiamo sui fiumi e poi diciamo che ci sono, come dire, quello che vediamo poi, le disgrazie, scendono in casa i fiumi, e poi ce la prendiamo con chi ce la prendiamo, dobbiamo farlo prima. Allora, questo è più Europa, una delega che ha sempre gestito il sindaco, la delega di più Europa, sempre ed esclusivamente il sindaco,
E quindi noi è nel merito che ci vogliamo confrontare. Quando si dice il centrodestra, voi siete del centrodestra, fate opposizione a quel centrodestra, perché non ci riconosciamo in quel modo di amministrare. Certo, certo, ma non ci riconosciamo, non per un spiegare, problema personale, perché non c'è simpatica Nicola, Pasquale o Francesco. È per il metodo di gestire. Sì. Un metodo corretto che vorrebbe che a fare il RUP, a fare il dirigente, fossero persone garantite dalla stabilità del lavoro. Perché quando uno è garantito, quindi può interagire, altrimenti condizionamenti subisce. Parliamo delle elezioni. Dicevamo, probabilmente ci saranno oramai quasi sicuramente elezioni anticipate, e quindi Fratelli d'Italia come si comporterà? Quale sarà il candidato sindaco del partito? Allora, noi abbiamo le idee chiare. Noi siamo sempre alternativi all'uscente. Sì. Un'unione del centrodestra si può fare nella misura in cui si fanno un passo indietro dalla famiglia Liberti. Perché c'è stato anche questo... Allora, no, nel momento in cui fa un passo indietro la famiglia Liberti, allora si può parlare intorno a delle proposte, dei programmi... Cioè, lei cosa vuole dire con se fa un passo indietro la famiglia Liberti? Bisogna cedere il passo, ci stanno altre persone che fanno parte di quella coalizione che possono aspirare tranquillamente a fare il candidato a sindaco. Sì. Quindi non dico nomi, però ce ne sono da quella parte, ce ne sono da Fratelli d'Italia, ce ne sono dal nuovo centrodestra. È opportuno che alla partecipazione della vita pubblica ci siano diverse componenti. Quindi questa è la prima cosa. Per cui lei ipotizza che ci possano essere tre candidati di centrodestra? Io penso che ci saranno tre candidati di centrodestra e poi, se non addirittura quattro, perché bisogna vedere quello lì che attualmente sta vicino all'uscente, se resta pure dovendosi subire per altri 5 anni la stessa persona. Poi bisogna capire gli scafatesi che ne pensano, perché certo. Poi bisogna sempre i cittadini sempre capire quello lì che dicono. C'è il centro-sinistra, io quello lì che dico, noi come Fratelli d'Italia, il candidato a sindaco l'abbiamo, è il dottore Salvati, però io dico una cosa, se effettivamente c'è questa anticipazione delle elezioni amministrative attraverso un abuso, come dire, del diritto, magari si crea una situazione di incompatibilità per una multa, questi sotterfugi che si fanno, vuol dire che a Scafati c'è un'emergenza democratica da affrontare, perché significa che una famiglia vuole in qualche modo impossessarsi del Palazzo Maier. Non mi parlano di democrazia. In un momento di gravi crisi economiche non si può parlare di democrazia quando si fanno assunzioni clientelari. Cioè, noi abbiamo avuto a Scafati, dopo il 2008, due elezioni regionali e amministrative, entrambe fortemente condizionate da assunzioni clientelari dall'AIPA, che è la società che gestisce i parcheggi, e ci troviamo persone che sono figli di consiglieri comunali di maggioranza di Aliberti, parenti di consiglieri comunali di maggioranza di Aliberti, ci troviamo persone o figli di persone nelle liste di Aliberti, questa è l'AIPA. Andiamo alla Geset, una società che ha vinto un appalto, è stato aggiudicato un appalto milionario, e anche lì
troviamo persone assunte che sono figli di consiglieri comunali della maggioranza di Aliberti, persone candidate nelle liste di Aliberti. Poi andiamo al piano di zona, dove il sindaco Aliberti è presidente del piano di zona, del comune capofila, e abbiamo le mogli di assessori della giunta Aliberti, parente e cognati di consiglieri della maggioranza di Aliberti, e vogliamo parlare di democrazia, cioè a scafare il diritto non esiste più. Esiste soltanto la politica del favore. Allora, purtroppo, vedono Santocchio mi attacca violentemente. Non è violentemente. Io in questo momento leggo la realtà per quello che è. Solo che, a differenza degli altri che, come dire, leccano per ottenere, io devo dare voce a quelle persone che credono al diritto che in questo momento è stato annientato da questo momento, da questo modo di fare amministrazione. Questa è la verità. Poi leggiamo che il consulente dell'AIPA paga la tangente alla, sì, poi alla questi sono camorra, i fatti alla camorra emersi, mi sorge spontaneo, vabbè, voglio dire, mi voglio mantenere a livello politico, cioè vorrei essere risposto già da tante cose che ho detto nel merito, perché qua quando si può posizionare per ragionare con i cittadini e con la città, è di dire, fatta, quindi la prima cosa, la prima verità storica che bisogna stabilire, mi scuso della mia voce, è che i soldi a scafati del Più Europa sono venuti per il semplice fatto che la città di Scafati è una città superiore a 50.000 abitanti e sono pervenuta nel 2007 e 2008. Quindi niente, quello che doveva fare la famiglia Aliberti in qualità di sindaco e di consigliere regionale era quello di non far chiudere l'ospedale, e neppure quello abbiamo ottenuto. Allora dico, cari cittadini scafatesi, ma ci vogliamo rendere conto che Scafati ha bisogno di un nuovo governo locale? Sì o no? Altrimenti non vi lamentate. Cioè, perché questa è la musica. La musica è questa. È un sistema di potere che è fatto in questo modo. Chi fa parte della maggioranza riesce a ottenere posti all'AIPA, nel piano di zona, nella GESET, e chi non fa parte della maggioranza deve suonare i piattini. Questa è la democrazia del terzo millennio. E io penso che queste cose già sono state annientate. Ci sono tutti i presupposti perché chi deve fare il suo corso verrà a annientare questo modo di fare. È proprio per questa veemenza, per questa carica che il consigliere Santocchio ha, che stamattina ha chiesto l'intervento di altre donne, perché ovviamente con le donne si riesce a fare squadra. Bisogna coinvolgere, quello che dico, bisogna coinvolgere soprattutto le donne, non le mogli dei politici, perché altrimenti è un ulteriore sfruttamento della donna utilizzato come testa di legno. Noi abbiamo bisogno delle persone, delle donne, che non vengono messe dal politico, che partecipano attivamente alla società, perché abbiamo bisogno, nelle scelte, di una diversa visione. Certo, è importante, perché questo solo le donne lo possono fare, quindi no, lei ha le idee molto chiare, infatti anche il Consiglio Comunale spesso battaglia con il sindaco, ci sono questi scontri sempre molto vivaci, perché lei non si trattiene mai da quello non che mi trattengo pensa. Perché purtroppo il sindaco ha una grande qualità, che è un bravo comunicatore, nello stesso tempo è un mistificatore, e come sempre riesce in qualche modo a travisare la realtà. Uno degli ultimi battibecchi che abbiamo avuto in Consiglio Comunale era che il sindaco portava alla città una grande novità. Lui diceva di portare alla città una grande novità, che erano le cosiddette conferenze dei servizi, che è una procedura
fatta già nel 1988, cioè quasi 30 anni fa. Lui diceva, perché c'erano degli imprenditori, pseudo imprenditori, artigiani, persone che in qualche modo, comunque va il plauso, perché in qualche modo cercano di rabbattarsi, di fare gli imprenditori, gli artigiani, cioè adesso risolviamo i vostri problemi perché facciamo usare a Scafati, utilizzare a Scafati la conferenza dei servizi, che poi è uno strumento attraverso il quale si può avere una variante urbanistica per un'attività produttiva, che già si fa da 30 anni, non è che si fa oggi, e che in qualche modo 30 anni fa si era reso conto che a volte alcune attività non si potevano fare perché i piani regolatori non prevedevano aree destinate a queste attività. E quindi si diceva al privato, si è data al privato questa opportunità dicendo però ti devi tu caricare gli standard urbanistici, cioè le aree di parcheggio, le aree, tutti gli standard che si fanno devono essere a tuo carico, che era un modo, come dire, anche un modo intelligente di fare sviluppo. Quindi voleva dire che lui faceva questa cosa, che era una cosa che già si faceva 30 anni fa e che veramente già a Scafati più volte era stata fatta anche durante il sindacato Pesce. Va bene, è sempre lì, di fare chiarezza. Noi vorremmo essere sempre disposti nel merito, non, a noi non ci interessa l'attacco personale. Noi vogliamo discutere nel merito delle operazioni. Nel merito. Quando qualcuno dirà, Scafati sono state spese 36 milioni di euro, scusate, ma 36 milioni di euro, ma Scafati è migliorato. Io, è stata fatta una rotatoria, non dica rotatoria sì, rotatoria no, io vado nel merito, io per fare dove sta la rotatoria dell'uscita dell'autostrada, per fare 10 metri c'è stato mezz'ora, la colpa non lo so di chi è, non c'era un bicio, c'è stata la rotatoria. Io parlo di cose serie, vogliamo parlare di questo invece di parlare di elezioni? Per non dire di quante persone in questi anni dal centro-sinistra sono state date al centro-destra attraverso prebende che di volta in volta hanno ricevuto. Il discorso questo è questo. Però è un errore comune. Ma è un errore comune, ma il cambiamento si fa amministrando con chi condivide una battaglia e ahimè sopportando anche a volte le cose che dicono le persone di fare, perché non è che sì. Bisogna allora, dice Coppola, faccio un esempio, Coppola passa all'opposizione perché non è che non condividi il programma, perché non ho votato la mia consorte alla regione, ma questo non è così, cioè la politica è un'altra cosa che vogliamo fare la politica. Posso, sì. Vorrei intervenire io, non per togliere la parola a Maria Rosaria, ma visto che non sono di Scafati per fare alcune considerazioni. Le considerazioni sono queste, lei stamattina ha fatto la proposta delle quote rosa all'interno della giunta comunale, però poi durante la conversazione ho potuto capire che probabilmente potrebbe succedere questo, che il consigliere X, non faccio prettamente Scafati perché non conosco bene la realtà, ha l'amante e la porta all'interno della giunta, quindi non vi è il consigliere ma vi è l'amante, oppure vi è la sorella, oppure vi è la moglie. Questa pratica, come è possibile eventualmente romperla o non farla proprio partire? Allora, questa è una pratica, ho detto stamattina, ho detto nella conferenza stampa, è opportuno che ad essere coinvolto non sono i parenti dei politici, io l'ho detto. Però per come sono fatti gli italiani dobbiamo intervenire con la legge, cioè mi spiego. C'è una norma del testo unico degli enti locali che impedisce al sindaco però, di nominare suoi parenti e suoi affini nella giunta o negli incarichi che deve dare. C'è una norma precisa del testo unico. In qualche modo bisogna estendere questa norma pur dicendo che non possono essere nominati assessori o nelle partecipate degli enti locali neppure dei consiglieri comunali, perché l'unico modo è una pratica degenerativa, cioè devo dire
Berlusconi è fallito politicamente, però il berlusconismo è vivo e vegeto, perché poi lui ha portato questa pratica che io condanno fermamente, pur essendo praticamente di centrodestra, ma condanno fermamente, e però poi un po' tutti se ne stanno utilizzando. Ci sono alcune cose che per migliorare gli enti locali vanno, alcune riforme che vanno fatte, questa è una di quelle, di mettere con questa leggina, perché sono leggine anche a costo zero, cioè sono leggi che non costano nulla allo Stato, però che portano ad una buona amministrazione, come per non dire solo per l'istituzione del consigliere supplente, consigliere eletto, nominato assessore, gli subentra l'altro consigliere, quando viene revocato dal sindaco gli torna a fare il consigliere. È un'altra cosa, è il segretario comunale, che non può essere la persona di fiducia del sindaco, non deve essere nominato dal sindaco, deve essere lo Stato, deve rappresentare un momento di terzietà, con questo di legittimità. Che non venga più nominato dal sindaco, per esempio i revisori dei conti all'interno della pubblica amministrazione, che non vengono più nominati dal sindaco, ma vi è una graduatoria, una lista della prefettura. Io non voglio parlare di elezioni, però visto che a Scafati ormai è dibattito aperto, qualche altro componente politico di Scafati la volta scorsa ha detto ben vengono le elezioni, ma che il sindaco vada pubblicamente a dichiararsi fallito, nel senso che politicamente a dichiarare il fallimento della sua amministrazione e quindi vada alle elezioni. Prego. Oh, per me il fatto che lui in qualche modo attraverso un sotterfugio vada alle elezioni è un fallimento. È un fallimento, una doppia lettura. Uno è un fallimento e l'altro è uno stratagemma per dire voglio stare di più, ma voglio stare di più ad occupare il potere, non a risolvere i problemi dei cittadini. Perché in 7 anni, ha avuto l'opportunità, anche è stato anche fortunato perché ha trovato tutto quel gruzzolo di somme. Non è che lui è stato capace di attingere, no, li ha trovati lì. E li ha trovati solo perché Scafati aveva 50.000 abitanti. Quindi lui qualche volta dice sono contro i palazzinari, anche se stanno tutti quanto vicino a lui. Proprio per quelle somme che sono arrivate, dovrebbe dire grazie ai palazzinari in quel momento, perché se Scafati era la città di 25.000 abitanti, non aveva i 40 milioni di fondi europei. Il problema è proprio lì, è sull'utilizzo, la delega che ha avuto lui, e che solo ultimamente l'ha fatta ad un consigliere comunale per accontentarla che è uscita da Agroinvest, che ha dirottato dei fondi sulla manutenzione ordinaria, perché poi grande parte di questa somma è andata di fatto su manutenzione ordinaria. Da quando è stato eletto a Liberti, la piazza al centro della città è stata fatta 7 volte, 7. Abbiamo avuto 7 modifiche, se non addirittura 8 modifiche, cioè sempre le stesse cose. Allora, voglio dire, proprio lì è il fallimento, là è un fallimento. Quindi è uno stratagemma, quando si iniziano ad usare gli espedienti, vuol dire che gli espedienti non sono mai utilizzati per fini nobili. Così è un'altra cosa che... Lei ha parlato di famiglia Liberti e facevo questa riflessione. Famiglia Liberti si è trovata in maggioranza, un caso fortuito, si è trovata in maggioranza alla regione, nonché giustamente poi... E Scafati ha ottenuto quello che ha ottenuto, non voglio dire né ha ottenuto niente o ha ottenuto poco. Oggi la moglie, l'onorevole Paolino, si trova in minoranza, in regione. Potrebbe poi essere questo il sistema per dire poi non ho potuto fare nulla per Scafati? No, guardate, voglio dire una cosa. I fondi più Europa, vediamo un attimo dalla regione che cosa abbiamo avuto, perché poi anche di questo voglio parlare, no? Dell'opportunità. 2007-2008 Scafati ha questi 39 milioni dei fondi più Europa, ok? 2007-2008
nessuno degli Aliberti sta in regione. Nel 2008 Aliberti diventa, per l'unità del centrodestra, diventa sindaco del paese. E esistono lì i 36 milioni di euro. Dicendo un gioco di squadra, perché facemmo una campagna elettorale, a me, voglio dire, perché la storia ci deve, la dobbiamo conoscere per evitare gli errori, perché Aliberti attaccava a bottone di fare una politica familiare, perché oltre a un problema di oneri di urbanizzazione con il suocero, poi cercava politicamente di mettere il cognato in politica e quindi attaccava queste cose. Poi ci siamo ritrovati Aliberti che aveva cambiato opinione, non era più contro la politica familiare, cioè nel senso di che una persona nella famiglia deve fare politica, ma aveva sposato quell'indirizzo, utilizzando le quote rosa per candidare la moglie, perché si poteva candidare lui in regione. Ottenuto la nomina della moglie a consigliere regionale, me l'hanno votata, me l'hanno fatta, ma per carità, è stato un voto, noi prendiamo atto, non l'ho votata, però voglio dire, vuol dire è stato votato. Poi parliamo del voto democratico o meno, l'ho detto, che democrazia esiste quando poi attraverso assunzioni si va a prendere il voto, no? Allora, il discorso è questo, che cosa Utusk ha fatto dalle elezioni della moglie di Aliberti? Nulla, nulla, anzi, dei danni, l'ospedale è chiuso. Vogliamo vedere quali erano gli interventi che la regione poteva fare a favore della nostra comunità, della città di Scafati? Fiume Sarno, zero, ospedale, zero, cioè una città di 60.000 abitanti che si trovano in ospedale, che non c'è una sala di rianimazione, che non c'è un pronto soccorso, che non si nasce a Scafati, ma scherziamo, e non si è fatto. Il PIP, piano di inserimento produttivo, che era l'opportunità per lo sviluppo di Scafati, che sono stati dati i soldi del PIP a comuni sperduti della Vellinese, del Beneventano, ebbene neppure i soldi del PIP. Allora devo dire che le elezioni della moglie del sindaco è servita alla famiglia del sindaco, cioè ad arricchire il patrimonio personale di quella famiglia, ma non alla città di Scafati. Guarda, io devo andare un po' più velocemente. Un'altra cosa che qualche anno fa in pompa magna la moglie, l'onorevole Paolino, e Aliberti era i fondi arrivati per l'Arcadis, i fondi che dovevano rifare anche le fogne di Scafati. Dopo un anno, a che punto è quel tipo di... Sotto zero. Pensate che siamo stati un mese fa in Consiglio Comunale a fare la variante urbanistica, perché voi sapete che per fare un lavoro, se non è previsto nei PLG, bisogna fare le varianti urbanistiche. Stiamo ancora a fare le varianti urbanistiche, cioè stiamo a meno zero. Quindi di che cosa? Ma questo stiamo parlando di merito, qua non è che stiamo alle condomere, dice, voglio parlare di merito. Sì, di dove stiamo parlando? Noi parliamo di merito. Per le fognature ancora... Siamo ancora a zero, sotto zero, stanno ancora facendo i varianti urbanistiche. Quindi di cose che la regione che doveva fare, la prima cosa era l'ospedale, la seconda cosa era il PIP. Noi immaginiamo una società dove c'è stato sviluppo, dove la persona possa andare a lavorare, possa essere liberata dal bisogno. C'è qualcuno che invece di dire che lo sviluppo va fermato, che queste persone devono avere 300-400 euro una volta dal piano di zona, una volta attraverso strumenti vari, tipo assunzione parcheggio, tipo G7, tipo queste cose qua, e che devono stare sotto la politica. Questo modo di fare
questo modo di fare la politica noi non ci appartiene. Guarda, un'altra cosa velocemente, proprio di questi giorni, anzi nella giornata odierna, il nord, precisamente la Liguria, è sott'acqua. Noi abbiamo, fortunatamente abbiamo avuto, o sfortunatamente abbiamo avuto tutto il periodo estivo, un clima torrido, quindi siamo stati fortunati, però ahimè, purtroppo l'inverno o l'autunno inoltrato arriverà. Lei, sono ricordato perché lei qualche minuto fa parlava del polo scolastico e parlavo del Rio Sguazzatore. Sul Rio Sguazzatore, sulla parte anche di San Marzano, noi abbiamo fatto tanti di quei servizi. E il Rio Sguazzatoio è un fiume, e tra parentesi, se fosse dragato costantemente, dovrebbe essere un fiume di circa di un'altezza o di una bassezza, non lo so, di 4-5 metri. La questione è che quel fiume raramente viene dragato, e quando iniziano a dragare la parte a valle o alla parte prima, scafati, come è successo nei due anni, perché San Marzano e Angri hanno lottato con la regione nei due anni precedenti e hanno avuto la fortuna di farsi dragare la prima parte di fiume. Subito dopo aver fatto questi lavori, la regione e il consorzio di bacino, scafati, costantemente nei due anni successivi, l'anno scorso, si è costantemente allagata. Io non sono un ingegnere idraulico, per l'amor del cielo, me ne guardo bene da dare commenti tecnici di quello, però uno che è osservatore vede le cose come stanno. Quindi, ritornando alla domanda, tra qualche giorno dovrà piovere. Il consigliere regionale, il sindaco di Scafati, come si sono mossi, se lei se lo sa, su questa strada? Ma io veramente il consigliere regionale lo vedo sempre totalmente assente, cioè devo dire intermittenza, ricompare per le elezioni, ma no, non me ne voglia, però è quello che vedo io. Poi vediamo sempre praticamente il sindaco. L'altra volta è fatto venire a prendere uomo il canotto. Allora, scusa, sì. Cioè, di tutte queste opere per la città non si fa niente. Si intende la politica, si intende quel posto per fare la carriera politica. Allora si spendono dei soldi perché si va a parlare all'Ira TV. Non si va a parlare all'Ira TV dicendo praticamente ho risolto questo problema, ho risolto quello. Vedetevi le trasmissioni. Praticamente parla di tutt'altro di fuori del comune di Scafati e fa soltanto contumelie ai suoi avversari politici. Scafati ha bisogno di un cambiamento, cioè necessariamente. Cioè in questo momento abbiamo una famiglia che utilizza il comune come comitato elettorale. La mia sarà anche un'analisi spietata, ma è un'analisi vera. Scafati sta vivendo con questa famiglia una stagione di arretramento. Io vorrei essere smentito sui fatti, solo sui fatti. Io vorrei un confronto sui fatti, non su altre cose. Vogliamo parlare della scalata che ha fatto Liberti su Agroinvest per prendersi la società di Agroinvest? Ha prodotto 15 licenziamenti. Cioè 15 licenziamenti, non ha fatto in 5 anni, non è stato capace, amministrativamente parlando, di iniziare i lavori del PIP. Però nelle ore è bravo a fare le liste, come le liste taroccate, perché al piano di zona prendo questo, all'APO prendo questo, alla G7 prendo questo, e i consulenti, noi abbiamo dei consulenti al comune di più Europa, dico questo per dirle, che contemporaneamente fanno azioni di pignoramento nei confronti del comune e contemporaneamente sono consulenti del comune. Lei terrebbe un collaboratore privato che la mattina vi fa causa e la sera dice di essere il suo collaboratore? Ma io penso che non potrebbe essere, non potrebbe essere neanche compatibile. È questo. Consigliere, le